Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto sempre il fatto della luce è un problema, ma vabbè. Allora, i capelli non me li sono fatti, partiamo da questo presupposto. Quindi non ho messo nemmeno un po' di lacca, quindi non guardateli per favore perché sono un po' sceni. Ma in ogni caso, benvenuti in questo nuovo vlog. Questo è un vlog che ho deciso di chiamare, come avete letto dal titolo, in questo modo, perché appunto è proprio l'ultimo vlog che io registrerò qui dentro. E in realtà non è propriamente così, perché magari quando tornerò, nel senso, lo so, anche magari nel periodo natalizio, capiterà sicuramente di registrare qualcosa qui, anzi, ci mancherebbe. Però sta di fatto che per quanto riguarda anche una questione emotiva, diciamo una questione mia personale, questo è effettivamente l'ultimo vlog che registro qui prima di partire per Bari. Come ben potete vedere qui ci sono tutta una serie di cose, lenzuola, cose di vario tipo che servono essenzialmente per quando partirò. Oggi sto registrando questo video che è il 21, ovvero giovedì 21/9/2017. E mi sono svegliato con un po' di tristezza addosso, con un po' di amarezza. Io l'unico video dove ero un po' triste penso di averlo fatto solamente in quello lì dove ho detto è finita. E l'ho fatto da... cioè, penso che non avete mai visto un CES così triste. Beh, diciamo che il CES invece di oggi si avvicina un po' a quel CES. Non lo raggiunge di certo, perché comunque non sono così tanto triste, ma un pochettino sì. Sembra una cosa un po' strana, perché in fin dei conti tu parti per un progetto, parti per l'università, parti per qualcosa che è importante. Però comunque non... comunque sta di fatto che abbandono la mia città, abbandono la mia famiglia, abbandono gli amici, abbandono comunque una realtà che ormai si era consolidata dentro di me. Abbandono il fatto e la certezza di poter portare video ogni giorno. Abbandono tutte queste cose qui. E quindi non posso che avere un po' di amarezza addosso. E quindi mi sono svegliato un po' così. Volevo condividere con voi questo mio stato d'animo in cui mi sono svegliato oggi, proprio perché nei giorni successivi, ovvero venerdì e sabato, questi rimangono. Voi vedrete questo video invece il lunedì, quando io sarò già a Bari. E i giorni che rimangono appunto saranno destinati tutti alla preparazione, anzi più che altro all'ultimazione di tutti i preparativi per la mia partenza. Quindi siccome non era certo che riuscissi a registrare qualcosa in quei giorni, diciamo che ho deciso di fare tutto oggi. Però c'è comunque questo sentimento che sto provando oggi, ovviamente mano a mano che passeranno i giorni tenderà a crescere, tenderà a diventare sempre più forte, perché comunque oggi è giovedì, ma domani ovviamente è venerdì e mancherà un giorno, e sabato non mancheranno più giorni, sarà l'ultimo giorno, quindi probabilmente sabato sarà il giorno in cui mi sentirò più triste, in cui probabilmente non avrò voglia di vivere, così si dice, no? E sarà anche il giorno in cui ci sarà il 18° di mia cugina, quindi probabilmente non lo so in che condizioni e con che stato d'animo andrò a quel 18°. Però vabbè, purtroppo io non posso fare altro che rassegnarmi, fa parte della vita, è un percorso che bisogna fare. Io ogni volta tento di riportarmi su con il morale con questa frase, ma di fatto non faccio altro che peggiorare la situazione, perché ripetermelo continuamente è una cosa che non sopporto, e quindi pazienza. Da che cosa nasce questo video? Questo video nasce essenzialmente da una voglia personale di comunicare con voi questo mio stato d'animo, e credo di averlo già detto anche all'inizio. Ora come ora, cioè stamattina, quando mi sono svegliato, ho subito avvertito questo sentimento, questa emozione dentro di me, che mi stava anche bloccando dal fare video. Cioè, quando uno si sente un po' triste, un po' così, non ha molto senso registrare video, perché sai che poi i video usciranno tutti tipo con questa faccia qua. E non è una cosa molto bella, perché in teoria uno quando apre YouTube lo apre per poter sfogarsi, perché magari ha avuto una giornata un po' meh, e quindi apre cercando di trovare il video del suo YouTuber preferito, aprirlo e farsi due risate e possibilmente dimenticare quello che è successo. Beh, quest'oggi voglio offrirvi più che altro, più che un momento di
felicità, sono solito fare con i miei scleri oppure con tutto quello a cui siete abituati a vedere su questo canale, anche YouTube Poop, voglio offrirvi un momento di riflessione. Semplicemente, voi, la gran parte del mio pubblico, quello che mi segue, siete sicuramente più piccoli di me, quindi starete affrontando scuole superiori, scuole medie. Ancora forse non c'è, c'è qualcuno che è anche più grande di me, però la maggior parte sicuramente siete più piccoli di me. E io volevo semplicemente mettervi di fronte, cioè come se fosse prepararvi, a quello che probabilmente sarà un percorso che dovrete affrontare un po' tutti. E vi avviso già da adesso che non sarà una cosa molto bella trasferirsi, cioè... Nel senso, potrebbe essere bella per qualcuno di voi che magari ha vissuto la vita nella città d'origine non molto bene, quindi ha voglia di evadere, ha voglia di... Ma quando cominci a legarti a determinate persone e soprattutto anche alla tua famiglia, è difficile fare una cosa del genere. Io ragazzi vi auguro sempre il meglio, mi auguro che anche voi, quando vi troverete a fare la mia stessa scelta, la scelta universitaria, se siete fortunati da vivere in una città grande, io sono già contentissimo per voi perché avete l'opportunità di comunque continuare a vivere a casa vostra e avere i comfort di casa vostra, piuttosto che appunto trasferirsi. Io ho avuto la sfortuna di purtroppo vivere in una città piccolina, una città che non offre gli stessi comfort di una grande, e quindi di conseguenza sono stato costretto a trasferirmi. E vi posso solo dire che non è bellissimo, non c'è niente da fare, non... Cioè, potrei essere tutte le persone che mi chiedono come mi sento, wow, mancano 2 giorni, come ti senti, stai per partire? Sì, io sto per partire per un progetto, un qualcosa a cui sì, ci tengo, ok, però comunque sarà un percorso difficile da affrontare, fatto di 1000 difficoltà, per cui per la quale io non metto in dubbio il fatto che io mi stia impegnando tantissimo, perché questi video che vedrete durante l'arco di questa settimana, ovvero quella che va dal... quella che praticamente chiude settembre, sono tutti video che sono stati registrati qui a casa, e questo fatto ve lo dovevo anche dire, sono tutti video che vedrete qui. E allora poi qualcuno potrebbe scattare subito la domanda: Ces, ma non avevi detto che saresti partito per Bari? Sì, ok, però una volta arrivato a Bari ovviamente internet non ce l'ho, quindi i video me li sono preparati prima, un po' come se fosse tipo una vacanza, va, chiamiamola così. E poi spero che almeno in una settimana riusciamo a mettere internet, perché poi una volta coperta la prima settimana non potrò di certo coprirne un'altra, quindi comunque quel lavoro lì lo dovrò fare a Bari, quindi probabilmente a partire dalla settimana, quella che va dal 2 ottobre in poi, dovreste potermi vedere direttamente con uno sfondo diverso, con lo sfondo proprio della mia camera, che sarà quella di Bari, e lo spero vivamente, perché altrimenti dal 2 ottobre in poi potrebbero non esserci video, e questo è un problema. Io spero sinceramente di mettere internet alla più in fretta possibile, perché ne ho il bisogno per quanto riguarda YouTube, certo, e anche per quanto riguarda proprio l'università in generale. Sapete che, insomma, navigare con il router di questo coso è impensabile, è assolutamente impensabile, anche perché sono 3, e non so ancora perché sono 3, essendo che 3 fa schifo. Non mettetevi come operatore 3, scordatevelo proprio, andate da TIM, andate da Vodafone, andate da queste cose qua, ma non permettetevi di andare da 3, perché veramente è qualcosa di osceno. E basta, semplicemente questo volevo dire. Io credo che questo video possa concludersi qui. Credo di aver espresso bene tutte le mie emozioni, sia per quanto riguarda la faccia che ho adesso, che non è proprio una delle migliori, sia per quanto riguarda proprio tutto quello che volevo dirvi anche in ambito tecnico, cioè veramente poco. Questo video nasce proprio da un'emozione, da un'esigenza psicologica di comunicare a delle persone che mi sono vicine, come voi, come mi sento adesso. E questo ovviamente sarà il primo video di questa settimana di video pre-registrati, che spero di concludere bene, perché in teoria quando si premettono i video su YouTube non vengono mai bene, ma i feed non si attivano, non so perché, ma comunque in questo caso devo fare esclusivamente così, non ho alternative. E vabbè ragazzi, io tutto quello che dovevo dire l'ho detto, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possa essere stato anche per voi un motivo di riflessione, perché comunque è pur sempre qualcosa che sto condividendo con voi, e quindi magari vedendo me
in queste condizioni, diciamo, potete riflettere anche voi su qualcosa di personale della vostra vita, perché un momento di riflessione nella propria vita ci sta sempre. A me in questo momento ci sta in particolare calza a pennello, però anche a qualcun altro potrebbe calzare a pennello. Noi ci rivediamo con un prossimo video, ci rivediamo domani, ve lo spoilerò già da adesso qualche cosa, con Diamante e Perla, perché io ho il programma già da adesso. E basta. Ciao a tutti ragazzi da Chesnotix, che sta per iniziare una nuova vita. Invincible.